Sì, come avete visto dalla copertina, sono stato preso in Got League. No, non è vero purtroppo, però ci sto provando e vi faccio vedere in questo video cosa sto facendo. Vi do il benvenuto in questa nuova serie dove vi racconterò passo per passo come faccio ad entrare in Got League. Perché lo dico con questa sicurezza? Perché sono sicuro di riuscire ad entrare. Speriamo. Se non sapete che cos'è la Got League, ve lo spiego subito. È una lega composta da 10 squadre con i loro 10 rispettivi presidenti che contengono magari influencer o personaggi calcistici. Per esempio la Fucina con il Bomber Picci, un'idea, che ha giocato anche in Serie B. Questo campionato è anche di livello abbastanza alto. Vi spiegherò che cosa sto facendo per riuscire ad entrare in Got. La prima cosa è stata fare il video provino da mandare per il Got Trials. Il Pancio 2-3 giorni fa, nelle storie e ovunque, nelle pagine di Instagram e di TikTok della Got League, ha messo questo video dove ha aperto questa cosa dei trials, dei provini, dei draft, che chiuderà il 9. Popolo della Got, Ademus Trial. Da oggi fino al 9 aprile ti puoi candidare come nuovo draft della Got League. Dove bisogna pubblicare un video su TikTok dove si taggano Got League e l'hashtag Got Trials e dove si fa una breve descrizione di come si è da giocatore. Io del Pancio che aveva messo questo video dove spiega praticamente che bisogna fare un TikTok come provino per poi dopo essere presi a un altro provino che si dovrà fare a Milano per entrare all'interno della Lega come un draft. Purtroppo o entri da draft o sei una scelta del presidente o sei un VIP. Io purtroppo VIP non lo sono, scelta del presidente non ne conosco mezzo. L'unico modo è riuscire a entrare con questa. E allora ho messo il mio video su TikTok che ha fatto anche 20-25.000 visualizzazioni, dove ci sono stati dei bei commenti, dove taggavano i presidenti e anche però alcune persone che hanno scritto delle robe cattivissime. Fatto sta che ancora non mi hanno fatto sapere niente, perché finiranno il 9 probabilmente. Se mi faranno sapere qualcosa sarà il 9. Nel frattempo però cosa faccio? Io non sto ad aspettare, magari non mi prendono e rimango inculato. Allora cosa ho fatto? Ho deciso di provare a cambiare strategia, di andare a scrivere su tutti i profili social delle squadre, partendo dalla Fucina, che ovviamente non ha neanche risposto, fino ad arrivare ai Muchachos, che hanno visualizzato, perché io già ci avevo parlato con loro, gli avevo scritto dicendo che mi offrivo per giocare nella loro squadra, mi hanno chiesto di mandargli maggiori informazioni e tutto, però poi dopo mi hanno visualizzato e non mi hanno più risposto. Andando avanti ho chiesto a tutte quante 10 le squadre, probabilmente era la scelta sbagliata scrivere a tutti quanti loro, perché i profili social sono gestiti da persone esterne, quindi era quasi inutile andare a scrivere sulle pagine di Instagram, ma allora ho cercato di andare su ogni account delle persone che giocano in Got League, partendo da Davide Bertocchi, che gli ho mandato un messaggio, lui è il bomber degli outsider che ora cambierà squadra, fino ad arrivare a tutta quanta la squadra degli outsider. Ho chiesto a tutti quanti, nessuno mi ha risposto, e allora ho provato di nuovo con un'altra squadra, ho provato con gli Oregon, i King Ash, ho provato a chiedere direttamente all'allenatore Andy Nine, che ho visto che è un po' meno conosciuto dei giocatori, cioè comunque c'ha 1800 follower, non è conosciutissimo. E mi ha risposto, grazie ma siamo coperti, purtroppo l'ultima scelta a loro disposizione è la punta, io la punta l'ho fatta con lo United Riccione. Meglio di no, per il pubblico che guarda meglio di no. Allora sono andato avanti, continuando a chiedere alle persone, ho chiesto a Carpani e non mi ha risposto. E allora ho provato con tutti quanti finché non mi ha risposto Abla Ayrud, che è un difensore della Fucina, l'ho visto perché ha fatto dei gol della Madonna quest'anno. E lui mi ha risposto dicendomi che se non sono un VIP devo provare con i draft. Ha risposto dicendo che devo fare il video su TikTok, che ho già fatto. Sono andato avanti e per fortuna io un paio di conoscenze le ho. Conosco questo ragazzo che si chiama Andrea Masetti. Seguitelo tutti, ha un canale YouTube anche lui, che fa i video dove racconta praticamente i vlog in Serie D, è veramente un grandissimo giocatore, dovrebbe andare lui, io non dovrei neanche provarci a entrare in Got League. Ho visto che nelle sue storie pubblicava una pubblicità per Angelo Carpani per il suo nuovo video che fa fare i provini ai ragazzi in Serie C. E allora gli ho detto, ma scusami, tu che lo conosci, riesci a mettermi in contatto con lui? Giustamente mi ha risposto dicendomi che glielo chiede e mi farà sapere, ancora non mi ha fatto sapere nulla, potrebbe essere una strada molto interessante questa. Il giorno dopo mi sono arreso, ho provato a scrivere ad altri giocatori ancora, sono passato alla squadra dei Pegasus,
quella di Ragnar, Alessia Lanza, quel giro strano lì che una volta era di Campolunghi. Chiesto a tutti quanti, a Pascali che mi ha risposto dicendo no, mi spiace, almeno lui mi ha risposto. Fin quando non mi ha risposto Francesco Di Mauro, il portiere, che poi lui adesso fa anche il portiere in calcio a 5, quindi è anche un gran portiere. E lui mi ha risposto finalmente. Uno che mi ha risposto finalmente. Mi ha detto che devo fare un percorso da scelta del presidente, però è molto difficile perché c'è troppa scelta e tutte le scelte del presidente, almeno da noi, sono state fatte dal ragno. Il ragno di Melegnano. Quindi bisogna per forza fare un percorso da draft. Quindi ti direi di provare a fare il TikTok e la GOT. L'ho già fatto. Chiede e poi se comunque sei bravo magari ti posso anche postare nelle storie per provare a vedere che cosa succede. Io comunque gli ho mandato la foto del mio account su YouTube e lui mi ha risposto con questo messaggio vocale di un minuto. Allora, magari butto un occhio sul video TikTok e comunque ti dico, non siete in pochi che mi stanno scrivendo per entrare in GOT e io comunque cioè, ci sto provando a darvi una mano e adesso comunque vedo il TikTok e vedo. Anche perché allora, più che altro il discorso è che se mando un video delle storie di conseguenza tutti i ragazzi che vogliono entrare mi chiederebbero quello, quindi quella è la cosa che sto valutando. Però allora noi di draft avremo pure bisogno, quindi ecco, buttarti dentro come draft ho visto che non è facilissimo per le modalità di quest'anno, perché ad esempio lo scorso anno uno come Robolo è entrato grazie a Crispo che l'ha fatto andare il provino il giorno stesso a fare il trials. Quest'anno invece c'è il doppio provino, praticamente prima devi fare il video, poi dopo devi superare anche il vero e proprio draft, quindi è difficile aiutarti sotto questo aspetto. Ti ripeto, l'unica cosa che si può fare è quella che ti posso... In sostanza cosa mi dice? Che potrebbe sponsorizzarmi nelle storie, così che chi lo segue comunque magari è dentro il mondo della GOT si possa interessare. La vedo difficile, però sarebbe già una cosa molto importante, una buona raccomandazione. E allora io cosa ho fatto? Gli ho mandato il mio video che ho messo come trials, come provino. Faccio sapere come andrà avanti la prossima settimana e vi faccio sapere se mi prendono per fare il provino lì a Milano. Scrivete qua sotto nei commenti che cosa potrei fare di diverso secondo voi. E ci rivediamo nel prossimo video che ancora non ve lo immaginate neanche. Ciao belli!